Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questo nuovo test mode. Allora sono qua a presentarvi queste due attrezzature che riguardano l'ambiente boschivo. Precisamente queste qua sono due trince forestali. Potete ben vedere sono due modelli distinti, infatti questa qua sarebbe la versione penso top di gamma per la sua categoria. Queste qua sono due frese forestali. Questa a 2,5 m richiede 350 cavalli, infatti mi sono munito di un Oxerion 3008 giusto per avere abbastanza cavalleria. E tutto quanto viene azionato tramite Gardano, quindi azionamento meccanico, e adesso viene comandato tramite prese idrauliche, ecco, quindi distributori idraulici. Questo invece è totalmente idraulico, infatti viene azionato tramite un scavatore che può essere ad esempio i fiti Hitachi di Pepe 978 oppure il Liebherr 902 di Black Sheep Modding. Tutto quello che vedete qui è disponibile tramite sito ufficiale per PC e console, quindi tutti quanti siete a posto. Nella descrizione trovate il link di queste due mod qua che sono uscite una prima e un'altra invece dopo, ma comunque l'autore è lo stesso che sarebbe Woodcraft Modding. Giusto per fare un test mod ho fatto bene di presentarvele entrambe così intanto sono a posto, ecco, dato che alla fine sono il medesimo lavoro, lo fanno tutte quante, quindi va ben così. Potete ben vedere poi c'è scritto WCM perché non è il nome dell'attrezzo che sarebbe FAE. Ma semplicemente, come ho detto anche tante altre volte, molto spesso la gente non accetta mezzi attrezzi che abbiano il nome originale perché magari non hanno i diritti o semplicemente perché l'azienda non vuole che venga messo con quel nome lì. Quindi, per evitare problemi, loro mettono un marchio fittizio e sono a posto. Come ho detto appena adesso, l'azienda è la FAE, che è italiana, produce frese forestali, trince forestali e tante altre cose che guardano anche l'ambiente stradale, quindi macine a sassi, frantumatrici per l'asfalto e tante altre cose. Che differenza c'è tra una fresa forestale e una trincia forestale? La trincia sminuzza il legno, come ad esempio alberi, ramaglie e tante altre cose, mentre la fresa forestale macina anche, ad esempio, i ceppi e quindi trasforma tutto quanto insieme al terreno in nuovo terreno da poter, diciamo, utilizzare per coltivare altre cose. Quindi una macina solamente in superficie, mentre l'altra macina anche il terreno. E insieme al resto, quindi diciamo che sono due cose ben distinte. Potete ben vedere una bella bestia, ovviamente molto dettagliata, un sacco di particolari. Questi qua sono dei denti che credo servono per fare in modo che se magari, non so, non riuscite a macinare una cosa, oppure volete fare in modo che ad esempio le ramaglie vengano schiacciate per poter trinciare bene, abbassate questo attrezzo qua che sarà una specie di artiglio, chiamiamolo così, ecco, artigli. E appunto riuscite a macinare comodamente quello che dovete fare. Macinare. Potete vedere poi ci sono tutti quanti i coltelli qua sotto, che sarebbero delle mazze, perché sono delle frese forestali queste qua. Vedete, fatto veramente molto bene, anche se è una roba che deve essere adattata anche alle console, quindi è stata fatta bene, ma non con milioni di particolari, quindi già da qui mi piace un sacco. Anche questa qui è fatta bene, un sacco di dettagli, molto interessante tutto. La trovate ovviamente nella categoria equipaggiamento per silvicoltura. Ecco qua, avete questo qua per appunto Liebherr. E anche per gli Hitachi. Questo invece potete ben vedere che richiede, vabbè, 300 cavalli anche se in realtà sarei sbagliato. 5 km/h di velocità massima. Sì, beh, è fattibile perché alla fine è un attrezzo che richiede tanti cavalli e deve essere anche utilizzato in modo lento, altrimenti inceppate fuori tutto e il mezzo sforza per niente. Qui c'è anche scritto che con questo attrezzo potete anche ad esempio macinare il terreno. Quindi potete macinare ramaglie e insieme anche magari che ne so dell'erba o tante altre cose. Quindi vabbè c'è l'attacco per l'Itachi oppure per il Liebherr, in base a quello che volete voi, infatti vedete che c'è una bella differenza tra uno e l'altro, guardate che bestia. Cambiano anche gli attacchi, vedete che infatti l'Itachi è qua, mentre il Liebherr gli attacchi idraulici sono di qua. Questo invece niente di strano, vedete non c'è nessuna configurazione. Bene, io qui intanto ho preparato entrambi gli attrezzi per essere testati direttamente qua nel bosco vicino al concessionario. Passiamo subitissimo, anzi partiamo più che altro dal piccolino qua. Molti di questi comandi sono dell'escavatore, quindi molto velocemente potete vedere un attimino. Lato sinistro per poter alzare e abbassare il braccio, tenete su e giù. Poi a sinistra e destra per ruotare la torretta qua. Tasto destro potete alzare e abbassare la parte secondaria qua del braccio. Sinistra e destra per inclinare l'utensile qua, l'attrezzo, ecco. Con X dispiegate il tagliatronchi qua, anche se però non vedo niente di strano, non vedo nulla che mi possa far capire che l'attrezzo è in funzione di lavoro o trasporto. Comunque vedo che sì, c'è scritto vabbè, abbassa. Da qua non fa niente alla fine, provo un'altra volta.
Non vedo, boh, vabbè, si vede che Mario ha messo lo stesso script dell'altro attrezzo, quindi vabbè, non importa, lasciamo perdere. Lato sinistro e destro potete ad esempio alzare a sinistra, vedete così, e abbassare la paratia. Questo serve magari per evitare che ad esempio il rotore si possa ingozzare, quindi si possa, diciamo, ingolfare, ecco, di ramaglie, così magari ad evitare che l'attrezzo sforzi anche lo stesso mezzo. Oppure semplicemente lo chiudete magari per sminuzzare più, diciamo, in maniera migliore, ecco, le ramaglie, appunto per non dover fare più passate. E quindi ecco, per il resto nient'altro, ecco, non c'è di speciale, ecco. Tasto B, mettiamo in moto qua tutto quanto il lambaradan. Potete ben vedere il suo movimento è a spirale. Gli utensili si muovono a spirale per il semplice fatto che così almeno l'attrezzo lavora bene. Un utensile dà una forza precisa, quindi sbatte sul legno e quindi gli dà una forza. E così magari si evita che l'attrezzo possa magari sobbalzare, possa rovinarsi, possa rompersi, perché ovviamente il tutto gira a penso 1000 giri, quindi diciamo che è una velocità abbastanza elevata. E poi appunto per evitare che l'attrezzo sforzi inutilmente, ecco, quindi è fatto solo per quello. Con Y posso creare i campi, quindi posso diciamo rimuovere magari l'erbaccia per terra o anche i cespugli, quindi veramente comodo. E posso anche magari aggiungerlo con l'aerial mover, in teoria funziona anche con quello, adesso vediamo un attimo di provare. Adesso io ad esempio dovrei abbassare l'attrezzo e ecco vedete, facendo così solamente con Y al limite dei campi qua posso tranquillamente rimuovere anche tutto il terreno qua sotto, vedete, le foglie, roba varia. Mentre se io voglio magari rimuovere, che ne so, un alberello perché mi sta sulle balle, basta semplicemente far così, inclino l'attrezzo, vedete, lo alzo, alzo tutto quanto il braccio fino a dove è possibile, mi avvicino a un albero e lui me lo taglia, vedete, inizia a cipparlo, cioè a sminuzzarlo più che cipparlo, vedete. Beh, più o meno la funzione sarebbe quella, vedete, così adesso piano piano io vedete che lo taglio, cade. Inclino nuovamente qua l'attrezzo e piano piano vado giù e lui mi immagina tutto quanto. Adesso vedete un attimino meglio perché è un po' un casino con la telecamera. Adesso vedete, io piano piano inclino l'attrezzo così e lui me lo sminuzza piano piano, vedete? Molto comodo anche se un po' laborioso. Infatti questo attrezzo qua l'ho utilizzato più che altro per alberi un po' più bassi o semplicemente per rimuovere i ceppi, ecco. Però vedete che comunque lo stesso se lo mangia piano piano, non è male. Vi mettete qua in 4 in questa roba qua, vedete che fate il macello più totale. Bene, questo qua intanto è fatto. Quindi adesso lo metto da parte. E vediamo anche di provare l'altro, che è il bestione. Che deve essere, penso, come detto prima, il mezzo, l'attrezzo, scusate, top di gamma della FA, ecco. Allora, tasto sinistro potete ad esempio alzare, scusate, inclinare l'attrezzo, vedete, su, quella sinistra e destra, per poter inclinare appunto l'attrezzo. Su e giù per far alzare e abbassare l'attrezzo. Mentre col tasto destro e sinistro preso insieme, premuti insieme, scusate, potete alzare e abbassare qua la paratia, che serve, come detto prima, per evitare che l'attrezzo magari possa ingolfarsi, oppure semplicemente per far uscire i residui in modo da poterli poi rimacinare comodamente. Mentre su e giù per alzare e abbassare questo rastrello qua, come detto prima. Serve per magari delle eventuali ramaglie che sono un po' troppo alte, magari anche per evitare di andare a sbattere contro qualcosa. Inclinate, scusate, abbassate questo attrezzo qua in modo da poter poi, diciamo, prendere le ramaglie e macinarle tranquillamente. Adesso qua vediamo di alzare tutto quanto, anche la paratia qua tutta quanta alta, così da poter prendere l'albero. Anche questo qui andrebbe bene più che altro per macinare ceppi più che per alberi. Anzi, sì. Però al massimo 35 cm di diametro, quindi niente di troppo elevato. Vedete anche qua c'è la stessa funzione di rimozione qua del terreno, quindi anche dovrete coltivare, anche se questa cosa qua sarebbe rare. Vi avvicinate a un tronco qua e piano piano iniziare a sminuzzarlo. Ovviamente ci vuole un po' di pratica questo farming perché è un po' un casino. Ed ecco qua. Vedete? Passo sopra qua al ramo, qua all'albero e piano piano anche macinarlo. Ovviamente sempre con un po' di pratica. Vediamo di farlo in maniera un attimino migliore, ma se è possibile farlo. Abbasso tutto e dovrebbe tecnicamente farmi fuori tutto quanto. Adesso mi avvicino. Ok, prende, vedete così. Bello, ho fatto fuori tutto. Mostruoso, sto attrezzo qua, veramente ottimo. Magari se volete fare della
disboscamento veloce, ecco, ma insieme anche ad altri attrezzi tipo il T-Rex che serve semovente. Anche l'azienda fa e li produce, infatti, altri attrezzi, quindi vi invito a dare un'occhiata al loro sito giusto per sapere un attimo tutte quante la loro gamma di prodotti, nuovi anche, addirittura anche nuovi, quindi proprio hanno un sacco di roba. Bene. E piano piano fate così. Dopodiché, se ci sono rimasugli per terra, prendete la trince, la fresa forestale, scusate, e vi fa praticamente un bel macinato di terra misto altre robe, quindi cipato, ecco. Bene, quindi l'attrezzo non è male, basta avere solamente un attimino di pratica, riuscire a brincare esattamente dove il tronco si può beccare qua. Per esempio faccio così, mi avvicino un attimino. Basta inchinare un attimino. Oh, appena toccato se me l'ha tirato giù. Figo, figo, mi piace sta roba qua. Comunque, insomma, ecco, se vi piace il link in descrizione come sempre, lascio il link delle entrambe le mod, quindi sia di questo qua per il trattore ma anche quello per l'escavatore. Link della pagina FAE, canale YouTube, pagina Facebook, sito internet per sapere tutto quanto quello che hanno loro, quindi prodotti e varie informazioni sull'eventuale nuovo attrezzo, magari un futuro acquisto nella vostra azienda, magari anche reale. Però vabbè, comunque se vi interessa è tutto in descrizione come sempre. Vi ricordo inoltre che il 16 marzo 2021 sarà disponibile un DLC che riguarda due mezzi per la silvicoltura svedese, non mi ricordo neanche il nome, quindi se volete sfruttarmi utilizzate il link che trovate in descrizione per acquistare il DLC o qualsiasi altra cosa riguardo sempre farming. Quindi grazie mille, c'è un prossimo test mode, spero vi sia piaciuto, spero di aver spiegato tutto quanto per bene, spero di aver dato anche informazioni magari tecniche, diciamo, giuste, per quanto so che a volte magari dico qualche boiata, ma cerco sempre di spiegare un po' tutto in generale, non solamente di presentarvi la mod e basta. Voglio sempre essere magari informativo su alcuni aspetti di queste mod qua che presento. Quindi niente, grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!